Cauri l'Oltre Fersina. Termina come pochi potevano aspettarsi un incontro tra due squadre mai dove. Il primo tempo è a marca Cauriol, che sblocca dopo soli due minuti con Partel. Il vero show, però, inizia nel secondo tempo. Ceccarini al 47esimo e Versolato al 51esimo la ribaltano. Come se non bastasse, la Cauriol controrimonta, con Della Giacoma, Berlanda e Partel, e al 65esimo la partita era sui 4-2. L'Oltre Fersina ci prova, ma Ceccarini non basta. Una partita molto pirotecnica finisce per 4-3. Ischia Valsugana. Una partita molto divertente tra Ischia e Valsugana termina per 2-2. All'inizio i gialloneri giocano meglio. Il vantaggio arriva al 25esimo con Segatta, abile a punire la disattenzione della difesa. I gialloverdi pareggiano poco dopo con il piatto al volo di Rudy Micheli. Nella ripresa l'arbitro tiene viva la partita ed espelle un uomo per parte senza motivo. Il nuovo vantaggio locale arriva a 20 dalla fine, ancora su errore della difesa, ma il Valsugana assegna il 2-2 con un rigore generoso di Rudy Micheli. Montipalli di Ronzegno. Vittoria esterna per il Ronzegno sul campo di Moena. Partono bene gli ospiti, che nel primo tempo segnano con Pasquale sul rigore dubbio prima e con Azzolini di testa poi. Poco dopo i locali falliscono un rigore, ancora dubbio, con Nicoletti abile a parare. La ripresa riparte a marca Ronzegno, ma a segnare il Montipalli di Consumariva. Non si completa comunque la rimonta. Termina 1-2 la prima stagionale tra Montipalli di Ronzegno. Primiero Audace. L'Audace impatta per 1-1 nella difficile trasferta contro il Primiero. La partita è molto divertente ed equilibrata. Alla mezz'ora Battisti rompe l'equilibrio e porta in vantaggio l'Audace, che fallisce però anche altre occasioni. Gli errori però si pagano, e infatti Tavernaro pareggia sul rigore allo scadere del primo tempo. Gli ospiti si riversano avanti con Battisti e Orlandi tra i vari, che non riescono a segnare il nuovo vantaggio. Il Primiero tenta anche il colpo grosso nel finale, ma ottiene un pareggio del tutto insperato per come si era messa la partita. Tesino Ortigara-Lefre. Sofferta vittoria della retrocessa Ortigara-Lefre sul campo del Tesino. La partita è molto violenta. Moltissimi falli e un rosso per El Jihad tra gli ospiti sono gli eventi più eclatanti del primo tempo. Nella ripresa gli ospiti giocano a calcio e riescono a segnare il vantaggio a 15 dalla fine con Marini. Nel finale il Tesino può pareggiare con un rigore molto dubbio, ma Stefani è prodigioso nel parare su Minati. Vince così l'Ortigara-Lefre per 1-0. Thank you.